La hall del New Takanawa Hotel. Stiamo aspettando che arrivino gli artisti per andare alla conferenza stampa. In minibus, come una simpatica gita scolastica, i grandissimi artisti del Reggio Japan Tour: Patrizia Rassetta, Oksana Dica, Gabriele Viviani, Ramon Vargas e Marianne Cornetti. Grazie, ciao, a fra poco. Ciao. Patrizia, ciao. In viaggio verso la conferenza stampa con i giornalisti giapponesi. I don't know. Una selva di flash chiude questa affollatissima conferenza stampa. Tra una conferenza e l'altra, un momento di sana follia giapponese. Siamo con Mika, lei parla benissimo italiano perché fa la traduttrice. Qual è la parola giapponese del giorno, quella che vorresti che il pubblico italiano imparasse oggi? Dunque, forse è utile imparare subarashikatta desu, vuole dire è stato bellissimo. Grazie, speriamo sia bellissimo tutto il nostro Reggio Japan Tour. Grazie, a presto. Prego. Secondo appuntamento della giornata nella splendida sala dell'Istituto Italiano di Cultura. Qui il maestro Gianandrea Noseda terrà una conferenza su Giuseppe Verdi. Dunque, come cominciare un discorso, una storia su Verdi? Comincerei dal fatto che Verdi nasce nel 1813 non in una grande città, in una frazione minuscola, perché in genere si dice che sia nato a Busseto, in realtà è nato a Roncole di Busseto, che è un agglomerato di 3-4 cascine. Sugli applausi degli appassionati della Verdi Society si chiude questa puntata di Filo Educazione. A domani, Paola Giunti, Teatro Reggio, Tokyo.